settimana subito dopo il 25 aprile. Ah, quindi Quindi, arrivi al centro, piano piano ti avvicini. sì, perché il centro, diciamo così, purtroppo ha avuto i casini che ha avuto Con il terremoto. nei mesi scorsi e quindi adesso piano piano che si sta con molta fatica riprendendo un po' la dico così, ma non è proprio così, comunque la normalità, allora ecco che andiamo a spiegare bene anche lì come questa avventura, questa missione che ci siamo dati come SINAGI. Benissimo, allora Milcar, io ti ringrazio di questa chiacchierata che è servita a tornare sul tema di QR Post e speriamo che le prossime assemblee rafforzino questa tendenza che tu stesso hai definito, diciamo così, buona, ma dobbiamo fare di più. Bisogna fare di più, la radio è in prima linea, si impegnerà e si è già impegnata per portare avanti questo ragionamento, anche magari sentendo degli esperti del settore o comunque parlando di esperienze positive. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a te Fabio, buon lavoro a tutti. Ciao. Ciao.
Siamo giunti in leggero ritardo all'appuntamento con gli edicolanti. Questa settimana è il turno di Roma, quindi delle edicole di Roma. Poi venerdì avremo con noi Iannelli, che è il segretario di Roma, che, come abbiamo già sperimentato la scorsa settimana, sarà in una sorta di studio virtuale grazie a Skype per parlare in un confronto con Marchica o comunque con un membro della segreteria. Poi vedremo chi sarà disponibile. Oggi però cominciamo con gli edicolanti. Abbiamo al telefono Barbara Fortuna, che salutiamo. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Allora Barbara, dici innanzitutto dov'è la tua edicola, in che zona di Roma e che tipo di attività svolgi, insomma, come hai impostato la vendita di giornali, periodici, servizi, se ne hai. Insomma, parlaci un po' del tuo lavoro. No. Sì, allora, praticamente la mia edicola è sulla via Tiburtina, altezza metro di Bibbia. Sì. È un'edicola storica da 1950 circa, apparteneva alla famiglia di mio marito, Becca Ceci. E praticamente no, noi abbiamo solo rivendite di giornali, nient'altro abbiamo messo, sinceramente. Solo quotidiani, riviste. Perché appunto con il flusso di persone, di passeggeri, utenti, sì, della metropolitana... Bravo, un bel passaggio, soltanto che praticamente da circa maggio 2015 all'improvviso sono arrivati a smantellarci il marciapiede senza preavviso, ci hanno messo dei nipotini davanti e piano piano il lavoro è cominciato a calare. Cosa hanno messo davanti? Scusa, non si è capito. Il mio grill, come si chiamano quei tozzi di cemento? Il mio grill? Non ho idea. New Jersey, scusa, il New Jersey. Ah, il New Jersey, sì, perfetto. Sì. Sì, praticamente sarebbero i separatori di corsia. Sì, i separatori. E quindi praticamente le macchine non si potevano più fermare e il lavoro è cominciato a calare. Ah. E non riuscivo più a coprire niente, le spese, le tasse, i contributi. E quindi piano piano, verso marzo-aprile dell'anno scorso, sono stata costretta a chiudere. A chiudere l'attività. Inizialmente ho chiesto 6 mesi dicendomi che i lavori sarebbero finiti perché stanno facendo i lavori sulla Tiburtina, ma i lavori non sono finiti perché non continuano, quindi ho dovuto chiedere altri 6 mesi, mm-hmm, che adesso scadono ad aprile, ma i lavori niente, non sono terminati ancora, il marciapiede è ancora smantellato e niente. Ho chiesto se potevo convertire l'esercizio con qualche altra licenza, mi hanno detto l'edicola è nata come edicola e muore come edicola. E qua, sul morire magari ci sarebbe qualche obiezione, così. Ma insomma, no, dunque, però quando di solito, almeno come io ricordo che prima quando facevano questo tipo di lavori c'era comunque un indennizzo per le attività commerciali che in qualche modo sono interessate. Sì, gliel'ho chiesto e mi hanno detto siccome riguardano solo lavori pubblici non c'ho nessun indennizzo, quindi non c'è nessuna niente, sono aiutata dai genitori, qualche lavoro saltuario, quindi non ho entrate. Quindi tu al momento hai la tua attività che è chiusa? Sì, al momento è chiusa e poi dopo un anno potrebbero anche ritirare la licenza, quindi devo andare a controllare se posso fare una proroga, ulteriore proroga. Senti, immagino che la tua storia sia uscita anche sulla stampa, anche se non la puoi leggere perché hai l'edicola chiusa. Scherzo, naturalmente, ma insomma, cioè, immagino che abbia avuto un po' di eco questa situazione davvero paradossale, perché tra l'altro ci troviamo in una fase in cui la scadenza dei lavori non è stata rispettata. No, assolutamente no, qui è rimasto così proprio da quasi 2 anni, è rimasto proprio tutto così. Io ho chiesto ancora se potevo, poi non capisco come tante altre edicole, cioè che non possono convertire l'esercizio in qualche altra attività permettendoci di continuare a lavorare, è questo che non riesco a capire. E nemmeno, diciamo così, destinarti in un'altra zona del quartiere? Devo chiedere uno spostamento, ma io aspettavo che finissero questi lavori, quindi adesso scade l'anno, ad aprile, mi rifaccerò per forza in circoscrizione e vediamo.
Ma io credo che mi che, dicono. sì, io credo che la tua vicenda sia davvero paradossale e bisogna sostenerla in qualche modo, bisogna interessare anche i cittadini della zona. La radio per quello che può fare, può sicuramente confezionare un podcast e mandarlo in rete, magari se ci segnali le varie associazioni di cittadini della tua zona, noi possiamo recapitare direttamente questa tua denuncia perché mi sembra che la situazione è davvero assurda. Cioè Però, da una parte si parla di diritto all'informazione, di libertà all'informazione, poi basta che un lavoro di rifacimento stradale si proroghi oltre il termine normale e quindi viene danneggiata l'attività dell'edicolante, che tra l'altro è in una zona importante perché è vicino alla fermata della metropolitana e questo appunto non procura nessun effetto. Mi sembra una cosa davvero paradossale. Non so se sei stata al municipio, che cosa dicono le forze sì, politiche. certo, sì, come no. Ecco, e quindi su questo nessuno dice nulla, insomma. No, nessuno dice nulla, mi sento abbandonata e non lo so, speriamo che cambia qualche cosa, perché se no così non si può andare avanti, insomma. Da quello che mi hai detto, tra l'altro, si tratta di un'edicola storica, quindi Sì, conosciuta e dal apprezzata. 1950, sì, in zona c'avevano i miei soci di un bar, l'edicola, un'altra edicola, insomma, sì. Siamo conosciuti. Ecco, io credo che per esempio una cosa che potresti sicuramente fare è raccogliere le firme, insomma, magari con l'aiuto degli edicolanti della zona per sostenere la tua causa, raccogliere firme dei cittadini, visto appunto che è un'edicola storica, è un'edicola importante del quartiere in un punto di grande passaggio. Già le edicole chiudono per mancanza di clientela, per problemi di bilancio, quando poi chiudono anche perché c'è negligenza da parte della pubblica amministrazione, questo fa davvero molta rabbia Certo. perché va ad aggiungersi a una situazione già difficile, se non in alcune aree catastrofiche. Addirittura hanno cancellato edicole in tanti paesi del centro della Sicilia, tanto per dire. Non so, per esempio, il distributore su questo non ha battuto ciglio, cioè è anche suo interesse, in fin dei conti. No, distributori niente, sono proprio cugini, veri e propri cugini, distributori no. No, no. Ecco, No. ogni volta che si parla di distributori, Barbara. No, per carità. No, no. Con loro proprio No, niente. ma E comunque. io mi limito a fare uno più uno. Se si vendono meno giornali in un punto dove c'è la fermata della metropolitana, immagino che, non so, anche il distributore possa pensare, non dico dire, ma pensare qualche cosa che c'è qualcosa che non va. Certo. E invece E non è. Sì, vai, vai, vai. comunque non, no, dicevo che comunque, dato il calo delle vendite dei quotidiani, non ci consentirebbe di vivere solo con questo, insomma. Qualche altra cosa, non lo so, qualche altra cosa No, insieme ai certo, giornali bisognerebbe però implementare. Barbara, te lo dico, bisogna assolutamente riconquistare la posizione, cioè quell'edicola va riaperta, perché a fianco a una fermata della metro, poi appunto, come dici tu, magari i quotidiani se ne vendono di meno perché il calo è stato Sì. forte nel giro. Tantissimo, Certo, sì. però magari possono esserci anche altri servizi. Si diceva poco fa Bravo. con Amilcare Digiuni di QR poste piuttosto che altre cose, magari libri come ci stiamo impegnando a fare confrontandoci con l'Associazione Italiana Editori, sia la radio questo che il Sinagi. Insomma, è chiaro che comunque c'è una categoria che qualche cosa cerca di fare, ma quando il punto vendita viene chiuso perché c'è negligenza nei lavori, perché la data di fine lavori viene continuamente rimandata Bravo. cioè io Due veramente. settimane doveva durare, 2 settimane ci avevano detto, E chiesto avanti invece? da noi. Siamo andati avanti?